alcune risposte positive ci sono state, altre un po' meno. Dovevo mettere in preventivo che ci fossero delle difficoltà, perché comunque non è semplice trovare immediatamente il ritmo partita, però dove siamo mancati, specie nel primo tempo, era nell'anima. E noi è una squadra che per connotazioni, per caratteristiche, abbiamo la necessità di mettere anima e cuore in campo. Se manca questo, dal punto di vista tecnico, siamo come tante altre squadre di questo girone. E quello che ha caratterizzato, insomma, l'inizio del nostro campionato è sicuramente stato questo aspetto, che non ho visto nel primo tempo. Il secondo tempo un miglioramento c'è stato. Per quanto riguarda Amlili, devo dire che mi aspetto molto di più anche da lui, e quindi soprattutto nell'atteggiamento, non parlo di giocate tecniche, ma mi aspetto molto di più anche da un giocatore esperto come lui. Ma come ho detto, ci sono state delle risposte più o meno positive. Credo che l'impatto non sia stato dei più semplici, e ripeto, quello che mi aspettavo era una foga anche diversa, un coraggio diverso in certi frangenti. Nel secondo tempo probabilmente il risultato quasi ci ha condizionato, e in maniera positiva, nel senso che abbiamo quasi dato per scontato che la partita fosse ormai andata in una certa direzione e abbiamo reagito come piacerebbe appunto vedere per 90 minuti. Quindi soddisfatto a metà, chiaramente quando si perde non si è mai contenti, però alla fine qualche risposta positiva c'è stata. Qualcos'altro va fatto notare ai ragazzi, perché possono e devono esserci utili qualora chi in questo momento sta giocando avesse un calo di rendimento o un infortunio. Io credo che quello che mi ha convinto è che abbiamo avuto potenzialmente tante ripartenze anche nel primo tempo, quando secondo me non si è fatto benissimo, da poter sfruttare. Ecco perché parlo di cattiveria e di anima. Quello che mi ha convinto meno è questo aspetto, perché se avessimo avuto il sangue agli occhi, la ferocia giusta, potevamo comunque creare, non dico fare gol, ma creare nettamente più pericoli all'avversario, perché di palle riconquistate sulla tre quarti ce ne sono state tante, ma con poca efficacia, con poca cattiveria siamo andati a ribaltare l'azione. Ma Guido ha fatto una buonissima prestazione, credo che sia sempre stato molto attento, sia stato anche provvidenziale in alcune circostanze, e ha dimostrato di non sentire assolutamente la pressione di questa partita. Quanto riguarda Grandolfo, contento ancora una volta del fatto che sia andato a realizzare una rete che gli deve dare morale. Sicuramente può migliorare nella qualità e nei tempi del legare il gioco, e anche in alcune giocate che all'apparenza sembrano semplici. Per cui lui è un giocatore importante per noi, ma come tanti altri, come tutti, deve sistemare alcune situazioni.